imbarcava a Monte Carlo con il solito seguito di bodyguard e mille capricci da prima donna per cercare di mantenere alto il mito. Tra Madonna e Take That, Patti Bravo perché tifa? Non ho mai tifato per nessuno, però mi è molto simpatica Madonna. Various people in my record company, such as Seymour Stein, have been trying to talk me into coming to San Remo, and I finally decided to come. Sono venuta a Sanremo perché qualcuno mi ha detto che è una manifestazione importante e poi tanti sì, ok, no e va bene. Insomma, alla conferenza stampa di ieri sera, Madonna ha detto poco o niente, ma si è rifatta in teatro ad accogliere il suo ingresso un silenzio degno di una star di grande carisma. Il Festival di Sanremo ha vissuto la sua nottata di gloria. Ad allontanare la noia ci hanno pensato anche i Take That, i cinque ragazzi londinesi che dopo qualche anno hanno sedotto le sorelle minori delle spericolate fans dei Duran Duran. A proposito dei Duran, anche loro sono in arrivo a Sanremo, ma ad attenderli per ora ci sono solo discografici e giornalisti. Il tempo a volte uccide anche le passioni più forti. E per finire una scommessa, se tra Fiorello e Morandi a vincere fosse Giorgia, voi che ne dite?